Decennio letale quello che sta per terminare per i bambini in zone di conflitto del mondo. Oltre 170.000 le violazioni gravi verificate dal 2010, una media di oltre 45 al giorno. A riportarlo è uno studio dell'UNICEF nel quale si sottolinea la lunga durata dei conflitti e l'aumentare dei paesi in guerra sin dall'adozione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 1989. Nelle immagini i paesi scelti a rappresentare la denuncia dell'UNICEF sono l'Afghanistan, la Siria, lo Yemen e il Burkina Faso. Qui e altrove i bambini subiscono mutilazioni e costrizioni. Nel solo 2018, tanto per fissare i dati significativi, oltre 24.000 sono state le violazioni registrate contro i minori, tra cui abusi sessuali, negazione all'accesso sanitario, reclutamenti e attacchi a scuole e ospedali, oltre 12.000 i bambini uccisi, numeri quasi tre volte superiori al 2010. Le cifre non cessano di allarmare anche nel 2019, nella sola prima parte dell'anno che sta per finire, infatti le Nazioni Unite hanno potuto verificare circa 10.000 violazioni riservate ai bambini. Il decennio del dolore per loro.